Ciao ragazzi, io sono Falcone Radio, sono qua con un nuovo episodio dell'Ombra della Guerra per andare a concludere i contenuti della Desolazione di Mordor, il nuovo DLC che ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca per quanto riguarda la storia di Baranor. Adesso stiamo appunto approfondendo quelli che sono i contenuti di Endgame, se così vogliamo definirli, ovvero quelli che ci riportano nei panni di Talion, permettendoci di fare cose nuove in questa nuova ambientazione che è l'Ithlad. Io vi ho risparmiato tutto quello che è il contorno perché, avendo provato la liberazione degli avamposti e queste missioni con i fuorilegge, eccetera, eccetera, ho visto che essenzialmente è sempre la solita solfa. Per cui la mia unica speranza è che una volta conquistato il castello le cose possano cambiare. Per cui adesso proviamo a prenderlo, facciamo questa prima conquista, questa prima è unica a quanto pare conquista, e speriamo che effettivamente si sblocchi qualcosa di sostanziale. L'unica cosa che farei, tanto per prima di cominciare, è quella di inserire nel nostro esercito alcuni orchi di cui già disponiamo, che potrebbero essere appunto quelli del vecchio DLC, per esempio. Che so se li troviamo rapidamente, lo facciamo subito. Allora, sono dunque Gorm lo scavatore, l'abbiamo trovato subito, non so se ve lo ricordate lui. Lo inseriamo. Spero che non lo inseriscano al posto della mia guardia del corpo in basso a destra. Ok. Uno. Meno, l'assalto all'ultimo forte lo facciamo come si deve. Poi, Akoth, sterminatore di morti, anche lui, lo inseriamo nel tutto, sperando che non ci siano problemi anche qui, che io ormai piccoli terrori li ho. Ok, è semplicemente entrato senza colpo ferire, meno male. E poi, Arcaius l'architetto, anche lui, che era del vecchio DLC. Sperando che anche qui le cose vadano come devono andare, senza colpi di scena o allontanamenti forzati di orchi preesistenti. Bene, dovrebbero essere tutti se non sbaglio. Non dovrebbe mancare nessuno di quelli del vecchio DLC. Torz. Ah, il vecchio Torz. Vabbè, Torz ci vuole. Per forza di cose. Portiamoci anche Torz. Io ancora soffro per suo fratello. Mi è rimasto qua il fatto che me l'hanno fatto morire. O meglio, che non me l'hanno proprio dato. Ok. Bene. Il Torz è tornato. Benissimo. Allora, con questo gruppo di orchi, direi che possiamo tentare l'assalto alla roccaforte di Litlad. Appropriarci della roccaforte e vedere un po' se sblocchiamo una fossa, perché sarebbe la cosa più gradita di tutte. Allora, potenziamenti assedio. Ecco, intanto, leader della squadra. Ci prendiamo Akoth. Poi, lui è la mia guardia del corpo. Ci possiamo mettere Arcaius. Poi ci possiamo mettere Mako. Ci possiamo mettere Torz, che prima non c'era. E l'ultimo possiamo usare Gollum lo scavatore. Ecco. Così abbiamo tutto. Dovrebbe essere, insomma, abbastanza fattibile. Acquistiamo un po' di potenziamenti. Potremmo fare, dunque siamo in assalto, facciamo selvaggi di rinforzo, poi ci facciamo bestie d'assedio incendiarie, il drago selvaggio, gli arcieri veterani che mi ispirano decisamente di più, tanto soldi ne abbiamo, e infine facciamo stendardi della furia, va. Dunque, adesso abbiamo una potenza di 570 contro una difesa di 318. Direi che dovrebbe essere abbastanza fattibile, senza troppi sforzi, conquistarci sta zona.
e porre fine a tutte le roccaforti del gioco una volta per tutte. Fanno brutto, c'è da dirlo, eh. Quest'uomo si presenta qui, credendo di vincere con noi, perché ha preso cargo Kor. Un gatto può uccidere un topo, ma non può uccidere un Momak! Ho studiato a fondo i segni, ho interpretato i presagi. Ma ora metto via tutto quanto per passare a versare il sangue, tagliare gli arti e strappare la carne! Ai ragazzi prudono le mani! Non facciamoli aspettare! Da come ho letto i segni, la nostra vittoria è assicurata. L'interpretazione fa la differenza. Bene. Ok, direi che non dovrebbe essere un problema, anzi. Allora, io inizierei nella maniera più semplice possibile. Uno è andato, l'altro pure, bene. Non mi devo manco preoccupare dell'ingresso. Ok, andiamo. Non è che difese. Dai, dai. Ma porca. Quanto ci vuole eliminare sto drago? Su. Già ho finito i proiettili. Via, via. Allora. Ammazza, già hanno fatto qui praticamente. Delirio. Vabbè, sono decisamente più forti degli altri. E uno. Ale. Questo drago si sta collando in una maniera difficile da definire. Ma se può sapere dove stai? Simpaticissimo Draco. Basta. Basta. Ok. Ok. Bene, eppure questa è andata. Diciamo che la conquista sta procedendo alla velocità della luce. Si eliminano anche fra di loro, a quanto pare. Beh, i miei. Diciamo che sono abbastanza inarrestabili. No! Si capisce una mazza, tra l'altro. Talmente tanto caos che. Dai, dai, che pure questo è andato. E due! Capisco perché. Ok, il sorto della guerra ci ha salutato. Allora, l'ultimo punto, no, il penultimo, sono quattro. Abbiamo una squadra di animali. Allora, cerchiamo di non fare danni, per cortesia. Gundil Piccolo. Sì, hanno inserito questa nuova tipologia di orchi con nome Il Piccolo. Ok, pure questo è andato. La cosa che mi ha veramente deluso del DLC è che non abbiano innalzato il level cap di mezzo livello. E
Io ne sentivo un drammatico bisogno di un aumento anche leggero del K, anche solo 5 punti. Invece proprio niente. È una cosa che la community chiede da penso 2 mesi, proprio orecchie da mercante per gli sviluppatori. Poi non capisco che difficoltà ci sia, onestamente. Ma. Evidentemente c'è. Arriva un momento in cui un uomo affronta le sue paure. Eccomi qua. Voglio schiacciarti il teschio, così il cervello ti colerà fuori dalle orecchie. Che bella prospettiva. No, lui mi piacerebbe, devo dire la verità. Voglio vedere se riesco a prenderlo. Sembra intrigante. Aia. Mena pure. No. Non si è riusciti. Mamma mia, ho dato 3 colpi, gli ho dato. Vabbè. Si vede che non era destino. Il divoratore di uomini ci ha salutato. Bene. Conquistiamo sta parte e via. Non ci sono neanche cose interne. Possiamo andare diretti al dunque. Allora andiamoci diretti al dunque. Sperando ci sia qualcosa di diverso, ma insomma ho ben poche aspettative. Che cosa fa Italia? Ho ben poche aspettative a riguardo. Me lo ricordavo diverso. Ramin, intratteniamoci per un momento con la balzana idea che tu prenda questa fortezza. Ci sono parecchie migliaia di orchi in giro per Mordor e ognuno di essi verrà molto presto a cercarti. Bene, riempiranno le mie file in vista di Barad-dûr. Vabbè, evochiamo il Graug subito. Dunque, io volevo... Vediamo un attimino se ha... Non so niente di lui, benissimo. Frecce. Sangue freddo, vabbè. Non mi pare tanto freddo, ma... Via, via. Dunque, evochiamo sto Graug, forza. Ma c'è anche... Aiuto! Vediamo di torno quelli che si accollano. Bene. Ma già è morto. Beh, complimenti. Dai. Dai che la portiamo via. Ma che accollo sei pure tu? L'ho parato facilmente. Circondatelo. Facciamo. Ecco, così forse. Ma che accollo siete? Meno gente intorno, grazie. Ok. Di tutto, cioè, proprio quelli che si fanno esplodere. Aiuto. Dai che è andata. Dai che è andata. Aia. Ok, una bella freccia in fronte e chiudiamo la pratica. Se riusciamo a... Aiuto!
Panico, panico, panico. Panico, panico, panico. Panico, panico, panico. Che accollo. Sì. Bene, evitiamo di arrivare all'ultima, per cortesia. Io vorrei evitare che lui sia più forte della morte. Non riusciamo a porre fine alla sua triste esistenza. No, è più forte della morte, so. Credi che questa fortezza ti salverà dall'essere massacrato da un selvaggio? Lo speravo anch'io nel momento in cui l'ho conquistata. Eppure, eccoci qui. No, mi sa che ci resta. Arrivederci! Appa via! Bene, vediamo che succede. Ci siamo ripresi ciò che ci apparteneva di diritto. Che il signore di Mordor sia avvisato. Ogni attacco che sferrerà sarà respinto con acciaio e furia! Ogni esercito che invierà verrà subito annientato! Tanta roba! Bene! E con questa immagino che abbiamo concluso la nostra esperienza in maniera definitiva. Bene. Allora, chi promuoveva reggente? Mettiamoci lui, che fa una posizione abbastanza preoccupante. Mago risolutore, il vecchio amico. Ok. Allora, adesso il momento della verità. Che cosa abbiamo sbloccato? Dunque. C'è una fossa? Sì! C'è! La fossa c'è, incredibilmente, ragazzi. Non ci avrei mai sperato, ma c'è. Ma c'è. Incredibile. Allora, io direi che un piccolo debutto ci vuole. Un piccolo debutto ci vuole, assolutamente. Ma per forza proprio. Almeno quella di vermi. Poi vi lascerò un sondaggio particolarmente interessante alla fine di questa. Se ci arriviamo. Se ci arriviamo, perché... Si canta. Bene, io devo capire dove si entra, ma lo scoprirò a breve. Ok, ci siamo. Allora, a questo punto ci facciamo la fossa vermi, insomma, quella iniziale. E fatta questa, ci salutiamo. Però, non prima di avervi lasciato un sondaggio. Ricominciare la nostra ascesa verso la fossa online anche qui, trovando un campione degno anche all'Itlad. Fatemelo sapere attraverso il sondaggio, così da decidere come procedere. Io direi che potremmo mettere Torz, che tanto che non combatte, tanto la fossa vermi dovrebbe essere abbastanza abbordabile. Prometti che farai resistenza. Se ti rendi subito non c'è il minimo gusto. Bam! Bam! Boom! Sempre di molte parole. Torza, c'hai 27 livelli in più. Vedi che poi fa, per cortesia. Ecco, ok. Mi è mancato. Bam, bam!
Bene. E la prima è andata in maniera estremamente comoda, devo dire. In maniera fin troppo comoda, lasciatemelo dire. E allora a questo punto facciamo anche il secondo. Fosse guerrieri, visto che ci stiamo. Tanto vale, ecco, lui già mi è un po' più... Io ho visto il suo volto e voglio seguire il destino. È apparso per un secondo. Insegno te a combattere. Vuoi morire adesso? Così sia! Crepa! Ora va morto! Porca miseria, ha cominciato col botto proprio! Questo però tende a ricaricarsi. Se ti va di intervenire, magari prima che si curi completamente. Oh, non famo scherzi, eh. Che gli orchi del DLC si perdono per sempre, eh. Non c'è modo di riaverti. Ok. Dai, dai. La chiudiamo? La chiudiamo? Amico? Un colpo. Gli devi solo soffiare. Ed è finita. Basta soffiargli una volta. Così. Ed è morto. No, la vuole rendere particolarmente intrigante. Non fa scherzi, eh. Ok. Bene. Cazzarola. Su. Ali. Bene. E la fase 2 è andata. Adesso la fase 3, che è quella un po' più delicata. Boss online, no. Sta qui sopra? Sì. Fosse campione, allora, qua tocca far combattere uno tosto. Allora, facciamo combattere questo Shaq il flagellatore, uno dei primi che ho trovato in questa nuova zona. Non resterai vivo a lungo. Tu finirai a terra in un attimo. Muori dissanguato. Ah, se la prende con gli amici del suo bersaglio. Dai, dai. Sti 7 livelli, facciamoli sentire. Facciamoli sentire sti 7 livelli. Ok, siamo pronti. Tutti contro di lui. Credo che non dovrebbe essere sto grande problema, ma... Sto gioco ci ha insegnato che tutto può succedere in qualsiasi momento. Qui non canto vittoria. Adesso canto vittoria. Poco aggressivo. Mamma mia. Bene. Il mio macellaio fa uguale. Bene. Benissimo. È andata. Quindi abbiamo concluso anche anche le tre fosse single player. Adesso appunto il sondaggio lo trovate in alto a destra. Fatemi sapere se volete riprovare questo iter, diciamo, per conquistare anche la fossa online di Litlad, trovare il nostro campione di Litlad e chiudere in bellezza la serie dell'Ombra della Guerra una volta per tutte, perché appunto non sono previsti ad oggi ulteriori aggiornamenti. Potremmo fare questo episodio conclusivo per trovare il nostro ultimo campione e chiudere così. Fatemi sapere attraverso il sondaggio se l'idea vi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.